Salve agli amici di Fili Meridiani, oggi siamo in Sila, un posto straordinario della Calabria, un posto meraviglioso, e siamo in compagnia di un ospite eccezionale, Antonello Martino, benvenuto. Bentrovati, bentrovati. Antonello è uno dei protagonisti assoluti della Sila, presidente dell'associazione di Cammina Sila, un'associazione che si occupa di fruizione della montagna, una serie di attività eccezionali di cui Antonello ce ne parlerà a breve. Allora Antonello, che cos'è Cammina Sila? Che cosa fate? Allora, Cammina Sila è un'associazione che nasce da una costola di, diciamo, di Legambiente, dopo un bellissimo progetto fatto nel 2012 denominato Un Parco per Tutti. Da lì è nata l'idea proprio di iniziare a formarci, a costituire quella che oggi è Cammina Sila, che si dedica alla scoperta del nostro territorio attraverso le attività outdoor, utilizzando la più grande struttura che esiste al mondo, che è la natura. Senza invaderla, naturalmente puntiamo molto sempre sulla sostenibilità e sul chilometro zero, quindi la struttura l'abbiamo già. Le attività da fare sono davvero tante ormai, abbiamo iniziato proprio con la neve nel 2012, con le ciaspolate, le passeggiate sulla neve che allora ancora erano inesistenti nella nostra regione. Oggi è diventata una delle attività sulla neve d'inverno tra le più importanti, visto che la Sila la neve c'è sempre e noi ne organizziamo di tutti i colori, dalla mattina al tramonto, con la luna piena di notte, le ciaspolate notturne che restano quelle che attirano tanti turisti proprio per il fascino di andare in montagna di notte alla scoperta non solo del cielo stellato quando la luna non è piena, ma anche di camminare quasi senza le torce, perché con la luna piena il riflesso della neve qui è uno spettacolo unico, brilla tutto quanto. E poi scopriamo anche gli abitanti del bosco, perché grazie alla neve che cosa ci regala la neve? Ci regalano le impronte, no? Noi in Sila qua abbiamo tantissimi animali, dai cervi ai caprioli, le lepri, le volpi, l'animale più affascinante del bosco, che è il lupo, e spesso li troviamo le orme del lupo. Quindi ci dedichiamo a tutte queste attività qui d'inverno. Incredibile, Antonello. Io l'avevo detto che le attività di Cammina Sila sono qualcosa di eccezionale, che danno onore a questo luogo, che è uno dei palcoscenici più belli che la natura abbia potuto costruire e offrire all'uomo, soprattutto in Calabria. E quindi questi protagonisti, questi ragazzi che si impegnano da anni, che ormai sono una realtà consolidata, danno lustro anche a tutta la Calabria, perché Antonello, come mi diceva prima, sono riusciti a creare un'attrattiva e quindi una vera forza turistica siete ormai. Sì, perché che succede? Noi ormai, come dicevo, sì, abbiamo iniziato con la neve, ma tutto l'anno organizziamo attività, dal trekking di giorno al trekking al tramonto, dalla canoa, il water trekking, la mountain bike, l'equitazione. Quindi queste attività consentono alle persone di venire in Sila e allo stesso modo di scoprire e portare delle economie, perché poi chi viene qua ci chiede spesso dove poter dormire, dove mangiare. Ricordiamo agli amici di Fili Meridiani che Antonello, come gli altri di Cammina Sila, sono delle guide escursionistiche ambientali ufficiali, quindi professionisti della montagna. Guide ufficiali del parco, maestri di sci, della Fisi, insomma nel corso degli anni ci siamo qualificati proprio per garantire sempre massima professionalità e sicurezza a tutti i nostri accompagnati, perché è vero che siamo un'associazione senza scopo di lucro, ma al nostro interno abbiamo tanti professionisti che in tutti questi anni si sono formati proprio per dedicarsi per far diventare questa grande passione un'attività principale, per dare davvero sostegno al nostro territorio che ne ha davvero bisogno. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi professionalità, competenza, organizzazione, tante iniziative meritevoli di essere vissute a pieno. Quindi Antonello, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità. Ringraziamo noi a tutti voi di avervi incontrato e aver conosciuto la vostra incredibile associazione. E vi aspettiamo presto tra le grazie, nostre montagne. Verremo a trovarvi e arrivederci a tutti dalla Sila. A prestissimo, ciao. Grazie a tutti. Antonello.